Benvenuti in un nuovo video! Oggi siamo qui finalmente per fare l'unboxing di questa box. Eccoci qua, dopo meritate vacanze. Eccoci qua a fare l'unboxing di questa box di agosto. Ho aspettato lei tipo per 3-4 giorni prima di aprirla, però ce l'abbiamo fatta. Ne è valsa la pena. Esatto, come sempre ci tengo a dire, ovviamente lei è nera, io bianca, do you read? Anche se sono un po' abbronzata anche io. Comunque, ci tenevo a dire che io non collaboro con The Gustabox, dico sempre le solite cose, ma è giusto dirlo. Non è nessuno ADB, non ci guadagno niente. Giù nell'info box però troverete un link con un codice sconto, non è affiliato, mi sembra che io non percepisco nessun guadagno. Ovviamente ogni volta che vi acquistate a me accreditano dei punti, quindi sono 50 punti ogni persona che acquistano, ma potete farlo anche voi quando fate i vostri acquisti. Se acquistate tramite il link, invece di pagare la box 16€, la pagherete solo 9,99€, comprese le spese di spedizione. Quindi io direi di non perderci in chiacchiere e di prendere... Di iniziare subito. Beh, no. Che sono curiosissima perché questo mese non ho visto nessun spoiler. Neanche io. Prego. Ovviamente poi vedremo anche se riuscirò a fare una challenge. Di solito sì, ce l'ho sempre fatta. Vediamo, apriamo. Ovviamente arriva sempre tutto ben imballato, ma dopo... Lo vedrete? Restate con noi a fine video per leggere il listino prezzi. Quanto mi era mancato? Mamma mia! Voglio togliere un attimo, ragazzi, tutti i fogli. Devo guardare io. Metti là, senza guardare. Vale, aspetta, c'è un altro foglio. No. Ovviamente sempre con bolle. Incappate con si. Oddio, quante cose! Ed era leggera però, eh! Di nuovo, però raga, questa è diversa, nei mesi scorsi l'abbiamo trovata tipo a camomilla. È la camomilla ricola, preparato per tisana, melissa e limoncella. Wow, ottima, sia calda che fredda. Tipo melissa salvia, aspetta menta, sambuca e malva. Adoro, non vedo l'ora di provarla, questa anche fredda, la camomilla era buonissima, ottima, vai. Ok, già partiamo alla grande. Non guardare che si vede una cosa azzurra. Non le ho mai provate originali, di solito sempre sotto marca del snacks. Adoro, oh, pure belli intatti, è 120 grammi. Comunque raga, io adoro queste mini tagli dei prodotti, li adoro. Kellogg's Crave, senza coloranti né aromi artificiali, vabbè raga, biscotto con il cioccolato all'interno. Eccole qua. Madonna, adoro! Curiosa. Anche io. Prego. Allora, ok, questa io l'avevo vista. No. Riso scotti, crocco e gusta, legumi piccanti. Questo che cos'è? Aspetta, questo dovrebbe essere scritto da qualche parte. Fagioli, ceci. Allora, mais 75%, piselli 12, fagioli 7, ceci 4, sale, pepe, peperoncino, jalapeno 0,05%. Ma vabbè, andiamo, questi sono gli ingredienti principali. Bellissima la confezione. Mi ispira pure. Ci deve sempre stare qualcosa di gluten free, vegan, ok, va bene. Ci sta, vai, che sca. Un altro, mais e riso. Semplice. Prego. Eccolo qua. Ci sta. Però tipo come se fosse la tortiglia, queste cose qua. Prego. Ok. No, ancora. Vedete raga, è imballato. Achillea, non so se pronuncio così, birro, succo bene, mela grana. L'altra volta era mela? O mela... era zenzero? Forse vabbè. Zenzero. Firmato Dolce Vita. Ovviamente biologico è un prodotto. Biologico. Ci sta. Ci sta. Vedremo. Vedremo, sì sì, mela grana. Okay. Sì, non lo far cadere. Oh, adoro questo con la tisana. Macchio Osvego. Osvego Gentilini al malto e miele. Antica ricetta originale italiana. No, raga. Adoro. Lo sai come mi sembrano? Come si chiama?
chiamavano quelle barrette con lo yogurt dentro, tipo biscotti? Era della vita snella. Ricordano molto quelle lì. Io non mi ricordo. Come qua? Oddio, non vedo l'ora. Senza grassi eterogena, queste cose qua. Burro come da solo con il burro, grano 100% italiano, senza di qua, no? Cose solite, va bene. Prossimo. Morato, nuvolette, latte e cacao con farina integrale. Raga, il pane della Morato è la fine del mondo. No, vabbè, sono tipo quei paninetti con latte, però sì, con farina integrale. Sacchetto 100% riciclabile, va bellissimo. Super novità. Forse è questa la novità del mese. Aroma, mi va. Si sente da fuori il profumo. Solo pepatini al latte, solo che c'è anche il cacao. Okay. La vedo abbastanza dolce, abbastanza un po' tipo sfizietta. Non ho trovato ancora qualcosa di pasta. Vediamo. Ah no, tu devi andare. No, l'ho pescato io. L'ho pescato tu? Sì. Sì. Ok, vediamo. Vedo delle bustine qua, ma non ho fatto. Okay. Che cos'è? Sperlari sottomarini senza gelatina animale. Wow! Caramelline. Caramelline morbide. Adoro, io le amo. Lampone, pesca, pere e fragola. Adoro, raga. Questo lo vedi sta bustina? Ti dirai. Costa un botto di soldi. Dopo perché vediamo. Già senza sicuro. 2 euro, 2,50 euro. Dopo vediamo. Questo l'ho pescato per te. Mix per gin tonic. No. Quindi ci sarà qualcosa all'interno, tipo gin tonic. Ma muoio se ci sta. Ma che cos'è? Si mette nel drink. Ah, però voglio capire per 6-4 persone. Per 4-6 cocktail. Bacche rosa, pepe nero, cardamomo e coriandolo. Cardamomo. Il contenuto di una bustina è per 4-6 cocktail. Si lascia in infusione. Wow! Non è che si mette solo con l'acqua? No, si mette il gin, l'acqua tonica e si mette questo in infusione. Va bene, ragazzi. Okay. Anzi, prendo io che quello che hai lasciato. Wow, ne abbiamo mangiato l'altro ieri. Questo è proprio? Sì. Wow! Sacla? Queste sono le olive grete 100% con olio extravergine mediterraneo sgocciolate. Snocciolate, che sgocciolate. Snocciolate. Un altro pacco. Raga, chi sta c'ha una stasendo? Della Pedal fave mediterranee. Queste non le ho mai provate le fave. Tostate e non fritti. Eccoli qua. Per ammirare anche il calendario dell'avvento. Oh mio Dio, è già solo. Perché la cold box che abbiamo prenotato qualche mese fa. Prego. Un altro, qual è? Edamame con fave e barbabietola. Prego. Sempre della pepe. Finita. Adesso ho visto questo. Alle mandorle. Ah, è un latte. Latte di mandorla. Fa un sacco di. Io provai altri gusti. Non me ne piacque nessuno. Neanche il cocco è buono. Non l'ho provato cocco, se mi sbaglio. Cocco secondo me merita. Prego. La mandorla non è che mi piace. La vedo un po' triste questa challenge. Ci voleva qualche pasta, qualche. Vediamo cosa è. Sugo. C'è una cosa enorme. Vediamo. Con tutti snack, tutti altro. Mister Day. Semplicità. Con i muffin. Sei muffin super, competite di cioccolato. Sono più grandi secondo me questi. I big. Eccoli qua, della Mister Day, l'ho detto? Sì. Carino. Vabbè, sarà una grande giusta colazione. Attenta a non far capire. No. Sì, no.
Wow, la volevo prendere da extra, sì, non l'ho presa. Vita snella de purtì, tè alla pesca in acqua, vita snella con erbe depurative, rosa, Ah. canine, melissa. Tutte Melissa? queste Eccola qua. acque un Ne abbiamo po'. provato un'altra che era normale, se non sbaglio, un'altra volta. Sì. Quindi riuscirai a Sì, fare sarà prettamente dolce. prodotto del mese e adesso come si chiama? Adesso, Adesso mix il latte sarebbe di latte con la mandorle. brava. Poi quindi abbiamo Gentili. biscotti Gentilini 1,49 euro, poi Snack. snack Pedon 0,99 Per due. centesimi ciascuno, sperlari no, in omaggio. Ah. Non è, non lo Vuoi so, non è sapere reperibile alla fine, penso. il prezzo? No, penso che è reperibile, ma formato grande. Ah, ok. Poi olive 1,29, succo di melagrana 1,99, i crepe 2,29, Vabbè, latte. aspetta, però lui ti pensa che ti ha conteggiato la confezione grande, perché pare possibile. Ah, Vabbè, vai. vabbè. Latte, avena e riso era. No, 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 no. È mandorla. Quindi No, era no, no, avena, riso. mandorla with Ok, avena quindi e avena, riso, riso e mandorla. ok, 2,69. Poi morato 1,99, i Mr. Day sarebbero i muffin 2,79, ricola 2 euro, riso scotti 1 euro a confezione, vita snella 0,99 e le spezie per il gin 1,99. tonic 1,99. Allora, che dire? Rispetto, sicuramente la box precedente è stata molto più Sì, ricca, questa è un pochino sì, più, ma anche perché agosto è sempre un mese morto, quindi pure le aziende non hanno fatto uscire tante novità, quindi ci sta alla fine. Che non ci sono state novità, ma non tantissime, però sì. Sì. secondo me da settembre in poi prepariamoci Botto. che sarà un botto Anche esagerato. se comunque Non riesco a non... farla Sì. 24 ore alla fine. Sarà prettamente dolce, però ragazzi, dobbiamo provare le novità. È normale, Quindi va sì, quindi va benissimo così. bene. Niente, io alla fine è sempre una gioia aprire la discussione box, indipendentemente da Da ciò che tutto. esce. Esatto. E quindi niente, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!